ma alcune riflessioni su quelle che secondo me sono le problematiche un po' che apre e affronta questo film. Intanto un contrasto tra uno spazio aperto che si intravede nei campi lunghi, negli esterni di questo film, tra l'altro posti bellissimi che ho avuto l'avventura di visitare, quelli della Cappadocia, e gli spazi chiusi in cui vivono invece questi personaggi, chiusi intendo nel loro io, nella loro impossibilità di aprirsi a una comunicazione più ampia. Sono isolati in un loro mondo che vive anche un tempo abbastanza fisso. E questi luoghi ci fanno un po', no? Ricordare la loro continuità con un passato che ci ricordano. Questo tempo che non si muove, lontano dalla, diciamo, dalla civiltà. Quella civiltà che in qualche modo ci fa intravedere l'ospite dell'albergo, il motociclista, insomma, che ha questo bisogno di andare, di vedere cose nuove. E invece questi personaggi sono lì, non si muovono, né dalla loro caratterizzazione, né da quello che sono, che rappresentano tra di loro, né dai ruoli che rivestono. E il loro tempo mentale è un qualche modo un cercare di adeguarsi a qualcosa che scorre però lontano da loro. Istanbul, la città a cui non è possibile accedere. Allora questi personaggi, così anche caratterizzati, sono personaggi fissi, fissi nel loro ruolo, dal quale non riescono. Ed è siccome se questa impossibilità ad uscire, ad evolvere in qualche modo, fosse non un'impossibilità loro, ma un'impossibilità del più generale, più dell'uomo, di non uscire da quello che è il personaggio, il ruolo che riveste nel mondo, che si è dato, che si è costruito o che gli altri in qualche modo gli hanno attribuito. All'interno di questi c'è anche, si riconosce un potere buono nel protagonista, no? Che è un personaggio sempre aperto in qualche modo a mettersi in discussione, che cerca ma che non è in grado mai di mettersi in discussione completamente, insomma. E che esercita un potere, quel potere che ha bisogno di controllare quello che avviene intorno a lui, che ha bisogno di seguire delle regole che esercita magari non direttamente, ma attraverso i suoi avvocati, i suoi impiegati, che delega e che quindi diventa, nel momento in cui è delegato, diventa un qualcosa con il quale non si riesce a fare a patti, cioè è molto difficile mettersi in contatto direttamente con lui, con chi esercita il potere. Una volta delegato diventa potere diventa un qualcosa di oggettivo, insomma, no? Non considera più la realtà di coloro che, cui si esercita, su cui agisce. È un qualcosa di quasi di asettico. E quindi un potere, tutto sommato buono, non è mai apparentemente violento, non usa mai modi violenti. È anche che vuole essere razionale, che vuole in qualche modo giustificarsi sempre, spiegarsi. Apparentemente tollerante, ma che viene percepito invece nella sua violenza da chi lo subisce, da chi si confronta con questo potere, da chi in realtà non ha mezzi, oppure diciamo è deviato come il padre del bambino da quella che è la via
in cui ci si deve inserire per avere un posto nella società. E quindi sei escluso dal lavoro, e quindi nel momento in cui sei escluso dal lavoro non riesci a pagare l'affitto, ti vengono confiscati i beni. Ed ecco allora la figura del ragazzino, insomma, che è colui che riesce a percepire quello che è il non detto all'interno di queste dinamiche e a fare il gesto violento, quello di lanciare il sasso contro l'automobile, e in un certo senso di assumersene la responsabilità, insomma, no? È quello che è destinato anche a pagare un prezzo, a dover giustificare il suo atto e in qualche modo arrivare a chiedere scusa, a scusarsi. Questa scusa è un altro momento, il momento della scusa, insomma, il momento di baciare la mano al padrone, un altro momento simbolico, insomma, un altro momento clou di questo film. Non riesce a essere messa in pratica. Nel momento in cui si appressa a baciare la mano, il ragazzino sviene. E allora c'è questa percezione in tutto il film, buona parte si svolge in spazi chiusi, molto densi, molto pieni di una luce particolare. Questa violenza si svolge poi nei dialoghi all'interno di questi spazi. Questa violenza che non è voluta, ma è un po' la conseguenza dei ruoli e di quello che ognuno fa. E fondamentalmente poi della mancata condivisione di quello che ognuno fa, del fatto che ognuno cerca una propria strada che è vissuta come qualcosa anche di ostile in qualche modo dagli altri. Che gli vivono intorno, vedono al di là, nel senso di quello che ognuno fa in queste dinamiche ristrette che caratterizzano i personaggi. Insomma, ognuno è imprigionato nella propria necessità, nel proprio bisogno di fare, di agire, di essere, secondo quelli che sono i canoni dei suoi comportamenti, pur volendo mettersi in discussione. Sa in partenza che non riuscirà a trovare una modalità per farsi comprendere fino in fondo, per farsi accettare. Ognuno persegue una via che per sé è buona, è la migliore, no? È questo che rende interessante questo film, cioè non c'è nessuno apertamente dalla parte del male. Ognuno persegue delle finalità che secondo il proprio punto di vista, secondo la propria mentalità, sono delle finalità buone, sono il modo migliore possibile di essere, insomma, sono quello che il suo divenire ha fatto di lui e quindi i valori che intende salvare, che ha acquisito dalla propria vita, oppure la necessità, insomma, il fatto di non avere alternative a quel modo di essere, al luogo dove si trova, insomma. E benefici che riceve, insomma, pur pagati a caro prezzo da questa situazione che vive. Insomma, sono personaggi che si muovono per conto proprio, ma che tutti quanti sono legati all'altro da un bisogno, da una dipendenza che può essere economica, ma anche psichica, affettiva, insomma. Dipendenza che non si vuole riconoscere e dalla quale ci si vuole liberare attraverso altri comportamenti nei quali si crede, per esempio la moglie, no? Che vuol fare della beneficenza, e dai quali poi si riceve un'altra delusione, insomma, no? Impossibilità di una comunicazione nel nome dell'amore, di una comunicazione che sia condivisione reale. E invece la comunicazione passa soprattutto o in un'accettazione muta, silenziosa, oppure in una critica che
assume dei momenti di ferocia, ma che non riesce a centrare il cuore del problema e quindi non riesce a modificare la situazione. In un certo senso anche la contestazione implicita di quelli che sono i sentimenti, i luoghi comuni, anche piccolo borghesi, no? Che ha una sua accelerazione drammatica quando l'ex carcerato, il padre del bambino che non riesce a pagare l'affitto, insomma, brucia quel denaro di cui avrebbe avuto estremo bisogno, ma che capisce che accettandolo avrebbe in realtà sarebbe stata un'altra violenza nei suoi confronti, violenza che lui non accetta. E allora, insomma, la messa in discussione del modo che abbiamo, insomma, del modo di concepire la carità, del modo di concepire la benevolenza, la beneficenza, tanto che la reazione della donna è quella di pianto, è quella di sconcerto, insomma, no? Si rende conto che in realtà tutto quello in cui credeva viene messo improvvisamente in crisi, non è neanche quello il modo giusto di porsi. E quindi alla fine questi personaggi, dopo essersi logorati tra di loro, insomma, no? E aver cercato un punto di fuga altrove, e qui lo vediamo nel protagonista, questo punto di fuga non riescono a trovarlo. Dopo aver cercato l'uscita, il viaggio, la fuga ad Istanbul, c'è cioè il ritorno con una consapevolezza in più, una consapevolezza in più che ci viene un po' dichiarata nel monologo finale del protagonista. È l'incapacità, pur nel logoramento, di rinunciare alla presenza dell'altro e quindi di accettare pure di superare la solitudine, l'impossibilità di stare solo, anche la semplice convivenza. Una convivenza fatta pur anche della sola presenza, oppure di una modalità di amore che non ha bisogno di altre manifestazioni, che si manifesta anche nella critica, nell'accettare l'altro, pure in un ruolo di sottomissione. E allora rileggo questo monologo finale, insomma, che è un po' la dichiarazione, è un po' la sintesi, insomma, di quello che il protagonista ha maturato nel percorso, insomma, di questo film. E nel suo tentativo di fuga. No, non sono andato, non potevo. Ormai sono invecchiato. Non ci sto più con la testa, o forse sono diventato un altro uomo. Pensa pure a quello che preferisci. Non lo so, ma l'uomo nuovo, che da qualche giorno ha preso il posto in me, non mi permette di partire. E tu, per favore, non chiedermi di andare via. Ho capito che non c'è nulla che mi richiami a Istanbul e che tutto in me è strano, come del resto in ogni altro uomo. Voglio che tu sappia che oltre a te non ho nessun altro affetto. Mi manchi in ogni minuto, in ogni secondo, sempre. Ma non riuscirò mai a dirtelo. Il mio orgoglio me lo impedisce. Finalmente ho compreso quanto per me sia terribile, perfino impossibile, stare lontano da te. Proprio come ho compreso che non mi ami più e so anche che non potremo tornare ai giorni passati. Non servirebbe a niente. Ti prego, prendimi con te, come il tuo schiavo e servitore. E così lascia che la nostra vita continui, anche se sarà a modo tuo. Perdona.